Io ritengo che il kavod di Yahweh, siccome kavod tra l'altro in ebraico significa pesante, indichi almeno in tutta una serie di passi tutta un'altra cosa, cioè indichi il mezzo col quale quello lì si spostava e combatteva. Questo ci sta pienamente all'interno della cosiddetta polisemia della lingua ebraica, perché non soltanto l'ebraico, tutte le lingue, l'italiano poi non parliamone, ci sono delle parole che hanno più di un significato e a seconda del contesto il significato viene fuori in modo chiaro. Allora, tanto per dare un'idea, quando Mosè parla con Yahweh e Yahweh gli sta promettendo di portarlo alla conquista della cosiddetta terra promessa, Mosè gli dice: io però voglio vedere il tuo kavod. Ora, qui dobbiamo pensare che se ci si riferisce alla gloria di Dio, dobbiamo pensare che Dio viaggia senza la sua gloria. Cioè, Mosè guarda Dio ma la gloria non la vede. E gli dice: allora fammi vedere la tua gloria. E allora, quando voi leggerete i passi dell'Esodo, troverete scritto che Yahweh gli dice: va bene, te la faccio vedere, tieni pronto per domani mattina. Quindi vuol dire, se volete vedere la gloria di Dio, la prenotate. E lui vi dice quando ve la fa vedere. E dice: però attenzione, se quando io passo con la mia gloria, quindi la gloria è una roba che passa, tu sei davanti, la guardi davanti, muori. Se ti nascondi dietro queste pietre, io ti tengo protetto dietro queste pietre, e la guardi di dietro dopo che è passata, non muori. Quindi vuol dire che se siete vicini alla gloria, quando la gloria passa, la gloria vi ammazza e Dio non può farci nulla. Se invece vi mettete dietro delle pietre, le pietre sono più potenti di Dio perché vi difendono dagli effetti della gloria, cosa che Dio non è capace di fare. Questo è scritto nella Bibbia, leggetela per cortesia. Al Signore appartiene la terra e quanto contiene, l'universo e quanti lo abitano. Quindi con una distinzione netta tra il pianeta Terra e l'universo. E quindi Monsignor Corrado Guarducci, tu l'hai conosciuto personalmente, diceva esattamente questo. Dice: qui c'è la prova provata che la Bibbia conosce. Salmo 24. 24. Poi chiude il Salmo 24, si chiude così: sollevate porte i vostri architravi, in ebraico è le vostre parti alte, innalzatevi porte eterne, perché entra il re del kavod. Quindi io qui lascio kavod, così ognuno pensi quello che vuole. Chi è questo re del kavod? Yahweh, il forte, l'eroe. Yahweh, l'eroe in battaglia. Sollevate porte i vostri architravi, innalzatevi porte eterne, perché entra il re del kavod. Ora, qui la traduzione dà l'idea di ordini dati in contemporanea. In realtà in ebraico c'è una successione temporale precisa. Si dice che ci sono delle porte che devono sollevare i loro architravi e queste porte sono chiamate Shearim. Poi ci sono delle altre porte chiamate Petachim che solleveranno, cioè questo avverrà dopo, ed sempre con il tempo al futuro entrerà, cioè passerà Yahweh con il suo kavod. Ma attenzione, qui è porte eterne. In realtà in ebraico c'è porte leolam, e leolam è ciò che significa il non conosciuto, e le porte che si aprono leolam sono le seconde, non le prime. Le prime sono qui e possono essere in un certo qual modo conosciute da chi scrive. Quindi le Shearim sono conosciute da chi scrive, le Petachim che si solleveranno dopo, che si apriranno dopo, quando passerà Yahweh col suo kavod, si aprono su un luogo non conosciuto, su un luogo di cui nessuno sa nulla, di cui gli umani non possono sapere nulla. E questo viene ripetuto per due volte. Il dottor Barbetta dice giustamente: questo ricorda i viaggi di Ra, il quale entrava in un tunnel all'interno del quale si viaggia ad una velocità che non è dipendente da chi ci è dentro, nel senso che quando sei lì la subisci e vai a uscire nell'Amduat, il mondo del di là, che normalmente viene anche qui teologicamente rappresentato come l'aldilà metafisico, no? È il mondo da cui quelli provengono. Su questo stiamo facendo tutto il Salmo 90, eccetera, tutta una serie di verifiche,
e nel libro trovate la parte relativa ai Veda, perché sia nella Bibbia sia nella letteratura rabbinica extrabiblica c'è la possibilità di identificare una parte del cielo nel quale si trovano queste porte, che è la parte che è il grande quadrante che riguarda dal, diciamo, Orione e le Pleiadi, e che è lo stesso grande quadrante che è citato nei Veda come una delle possibili porte attraverso le quali arrivano quelli lì, e sono citate proprio come porte, e sono anche qui, ed è bellissimo vedere come ci sono queste petachim che si aprono sulle Olam, su un luogo non conosciuto. Ma prima si aprono quelle di qui, poi il futuro si apriranno, quindi si aprono dopo le altre, e ci passa dentro Yahweh col Kavod. Questo secondo me è una roba bellissima, perché si collega ad altri passi della Bibbia. Quindi ci stiamo facendo un lavoro sopra, e lui è soprattutto appunto conoscitore di letteratura extra biblica, e tra l'altro ci sono dei rabbini, tipo per esempio il rabbino Arye Ben Nun, che è considerato uno dei tre più importanti cabalisti contemporanei, lo vedete nelle lezioni che tiene su YouTube, che dice come la vita era in un sistema a luce fredda, cioè dove c'era un sole a luce bianca, lo si poteva guardare e non bruciava gli occhi, poi è stata impacchettata, lo vedete lui su, non è una traduzione, lo dice in italiano, anche se lui non è italiano, ma lo dice in italiano, è stata impacchettata come una conserva e portata nel nostro sistema solare. La prima luce che Dio ci diede non è accecante. La gente la può guardare direttamente alla fonte, come se fosse il sole, e non si accecano. È una luce fredda. Quando Dio ha creato questo mondo, dopo 310 mondi che ha creato nei suoi cieli, nei settimi cieli, quando ha creato questo mondo, ha creato anche degli animali che li conosciamo come dinosauri, eccetera, eccetera, in questo mondo con questa luce fredda da lui. Dopo Dio ha imballato la Terra come se fosse una conserva, l'ha trasportata su questa galassia intorno al Sole. Il Sole invece, Yehi Or, va Yehi Or, sia luce, e luce fu, e la seconda luce che è calore. Capite? Cioè prima era da un'altra parte, poi è stata presa e portata. E questa roba qui cosa mi fa venire in mente? Quello che vi raccontavo prima, che impiantano qui il Gan Eden Mikedem, partendo da quello, cioè partendo dalla matrice che sta da un'altra parte. Ecco, sono tutte cose che messe assieme, ve lo giuro, a me fa venire la pelle d'oro. Certo. Talmente sono affascinato. Talmente sono affascinato.